nuovo vlog. Oggi finalmente è domenica, almeno per me. Per voi non so se forse è mercoledì, perché dipende quando edito e quando registrerò questo vlog. Ho già messo un maglioncino pesantino rosa, bello caldino perché fa freddo, però nello stesso momento oltre al freddo c'è anche il sole, quindi grigliata, come avete visto nelle clip precedenti. Sto già scongelando tutta la carne per la nostra grigliata, eccola lì. Dopo comunque vi faccio vedere tutta, andiamo fuori ad accendere il barbecue col Cree. Non vedo l'ora assolutamente, perché io speravo di poter riuscire a fare dire almeno una l'ultima grigliata dell'anno, visto che ormai il freddo non è alle porte ma è già direttamente arrivato, quindi ho detto speriamo. Infatti oggi cogliamo la giornata e l'occasione per dire appunto è arrivato il momento di fare l'ultima grigliata. Abbiamo già preparato tutta la carne, adesso devo mettere l'insaporitore. Ho fatto sia le salsicce, gli spiedini, gli involtini, quelli lì sono ricoperti con la pancetta, sono buonissimi, e questi anche, no, questi con lo speck, non mi ricordo più, forse il contrario, comunque sono buonissimi. Adesso prendo l'insaporitore, classico immancabile saporitore, questo qua per carne della linea Il Braciere, che ci piace tantissimo, che usiamo sempre nelle grigliate. A parte che io lo uso anche per cucinare tipo il pollo, la carne in casa, io lo spolvero in questo modo, all'interno è pieno di spezie e vi garantisco che il sapore è davvero qualcosa di buonissimo. Ok, e la carne è pronta. Amore! Ciao, adesso lui sta accendendo il camino. La grigliata fa freddissimo, almeno l'ultima grigliata la facciamo. L'ultimissima. Diciamo che fuori è decisamente impossibile stare, non posso neanche stendere la roba perché adesso sta facendo la grigliata, infatti ho lo stendino lì perché sennò mi puzzerà tutta come minimo, quindi devo tenerla dentro. Quando finiamo la grigliata metterò fuori le ultime due cosine che mi rimangono del Cree, del lavoro, così almeno lui domani è a posto, perché lui domani appunto va al lavoro, domani è lunedì per me, per voi oggi è mercoledì ma per me domani è lunedì. Diciamo che sono un po' carica di video ultimamente, quindi ve li sto mettendo e tanti di voi mi dicono sempre: Kati, se riesci fai video, quando riesco, come vedete io li faccio, anche perché comunque mi piace, però tante volte mi alzo la mattina che voglio trovare, anzi adesso ve lo dico proprio chiaro, una volta per tutte, voglio trovare anche degli argomenti nuovi e per rendere ancora più intrigante il canale. Aiutatemi, scrivetemi anche nei commenti se avete anche dei consigli su dei video nuovi, belli, intrattenenti e carini. E se posso, io ve li porto. Comunque adesso sicuramente fuori non sto, guarderemo e spieremo ogni tanto il Cree dalla finestra, soprattutto quando cucina la legna perché fa freddissimo. Infatti, come avete visto, ha sulla giacca, poverino, perché fa davvero davvero freddo. Io ho anche il golfinetto oggi, adesso mi metto a giocare alla play sicuramente. Infatti mi voglio mettere a giocare, adesso prendiamo il nostro joystick, io sono qua seduta e giochiamo. Mi sono messa qua comoda e sicuramente voglio fare un torneo. Ovviamente sono andata in fista, spacchiamo! Adesso vedete che mi entra la bianca come solito. Beh, io comunque adesso gioco e ci vediamo dopo quando andiamo a cuocere la carne col Cree. Finalmente stanno iniziando, c'è suo papà che sta sistemando la legna e lui che sta cuocendo la carne. Eccolo lì, meno male. Adesso sto quasi finendo la partita ma ho una fame assurda. Loro stanno cuocendo la carne adesso. Eccoli! Tanto per farvi vedere il fumo che stanno facendo, se lasciavo fuori tutti i vestiti, chissà che macello che succedeva. Ci vediamo a tavola. Io ho preparato la tavola, mia suocera va al lavoro, quindi mangiamo io, lui, io, il Cree e il suo papà. Finalmente pronta! Ciao amore mio, il nostro chef! Qua abbiamo la carne e adesso mangiamo. Buon appetito! Piatto pulito! Pulitissimo! Mi sono decisa che devo fare un bordello di cose, visto che ieri già nel vlog non l'abbiamo fatto, ma non perché non avevo tempo, ma perché non avevo voglia. Oggi, anche oggi diciamo che non ho voglia, ma la voglia me la devo far venire, perché devo sistemare tutta questa credenza
E ne ho di lavoro da fare, adesso ho tirato su anche le sedie così mando il mio Dobit, il robottino in giro che mi pulisce il pavimento, ma prima voglio sistemare tutto, dopo il pavimento per ultimo, devo lavare tutta la griglia, tutti i piatti, tutte le cosine, ne abbiamo un pochino da fare, quindi adesso lavo i piatti, svuoto tutta la credenzona, mi sa che le cose le appoggerò sicuramente sul tavolo, proprio perché sennò non so dove metterle perché è davvero tanta roba, quindi tiro giù le sedie, svuoto la credenza, lavo i piatti e poi iniziamo a sistemare, anche perché volevo dargli una bella pulizia prima di rimettere dentro le cose e ordinarle, soprattutto perché sembra che esplosa una bomba dentro la credenza, è in disordinissimo e odio, soprattutto a me mi spinge a fare l'ordine proprio perché ogni volta che cerco qualcosa devo buttare per aria tutto perché non vedo niente. Perché poi io le sistemo e dopo 2 o 3 giorni diventa un macello assurdo, ma non va bene, devo tenerlo in ordine. Adesso vedremo quanto dura l'ordine che faremo oggi. Devo dire che mi aspettavo il disordine, ma non così! Aiuto! Svuotiamo tutto che è meglio. Allora, già cominciamo a ragionare. Ho tirato via tutto e già ho visto cose che non utilizziamo, quindi è inutile continuare a tenere tutta roba tipo serie di accumulatrice e poi non usare. Piuttosto preferisco dare chi le usa più di me. Tipo, allora, questi li usiamo però un po' meno perché ultimamente, cioè ultimamente, sempre compriamogli pure già pronti, però può sempre servire, quindi sono cose che teniamo. Questi per i budini, per esempio questo. Questo è nuovo, ragazzi, non l'ho mai usato e mi piacerebbe fare un vlog. Fatemi sapere se volete un vlog dove proviamo questa teglia per ciambelline. Faremo magari delle ciambelline dolci o anche salate, magari con le zucchine. Beh, vedremo. Fatemi sapere se vi interessa una ricetta. Magari la faremo in un vlog. E comunque, cannucce, queste sono bellissime perché le uso quando ultimamente sono andata in fissa di bere i succhi di frutta o le Monster, quelle blu al mango, con le cannucce. Ma queste non sono di plastica, sono, le ho prese alle Worthspin della Sistema Casa e sono 100 pezzi, ormai ce saranno di meno perché le ho già usate, compostabili e biodegradabili. Sono delle cannucce fantastiche, mi trovo da Dio e le prendo comunque sempre. Adesso, vabbè, adesso ne ho tante. Poi ho la scorta di carta igienica Scotex, quindi devo vedere cosa tengo e cosa no. Tipo, questo bollitore che davano, che c'è anche il suo piattino dove va appoggiato sopra e c'ha la sua spina. Io questo non è che non lo utilizzo, ma lo utilizzo raramente. Adesso da quando abbiamo anche il microonde, io faccio l'acqua direttamente in microonde, quindi non mi trovo mai ad andarlo a prendere e utilizzarlo. Quindi preferisco magari darlo ai genitori di chi magari lo utilizzano di più. Adesso vediamo. Comunque questo sicuramente non rientrerà nella credenza. Adesso faccio un po' di pulizia e soprattutto pulisco anche lì dentro e cominciamo perché tirare fuori tutti i ripiani in una volta, mi muovo piano così non vi faccio venire mal di mare, se no è brutto da vedere tutto veloce e vi faccio un giramento di testa. Comunque, tutto in una volta viene un casino, quindi comincio a rimettere dentro le cose, pulisco e rimetto dentro le cose lì. Cosa vi dico? Che quando finisco, a proposito di ricette, facciamo una bella torta alle mele perché lì ho un casino di mele ancora. Allora, so che sembra in disordine, ma in teoria finalmente è in ordine. Vi spiego perché così almeno qua ho la carta igienica e lo Scotex, il tagliere, qua ho tutte le mie cannucce, la gelatiera, tutte le cose che usiamo principalmente davanti, a parte la gelatiera, ma era l'unico posto che ci stava, e dietro le cose che usiamo un po' meno, quindi mi sento molto soddisfatta. Poi vorrei prendere anche, che lo dico sempre, non lo prendo mai, dei coprivetri. Consigliatemi ancora. Vi chiedo sempre consigli io. Scusatemi, sono molto sondaggiosa, faccio mille sondaggi delle cose che coprono così almeno non si vede l'interno da fuori, che è orribile, lo dico sempre, poi non lo faccio mai. Comunque, prima mi sento soddisfatta, adesso svuotiamo il secondo. Qua abbiamo tutte le cose, le carte della cucina, tutte le cose per fare i dolci principalmente, poi marmellatine, tè vari. Svuotiamo questo, pulisco dentro e vediamo anche qua. Cosa tenere, cosa no, dove mettere, dove ordinare, magari tengo tutto, ma non di certo in questa situazione. Anche perché non trovo niente ogni volta. Ragazzi, devo dire che mi reputo fortunata, cioè almeno, no fortunata, buonanotte, cosa sto dicendo? Devo dire che mi reputo soddisfatta, lì abbiamo tutto il bere, ho pulito anche lì sotto, si vede che è bello lucido perché ho passato anche tutto, proprio tutta la polvere tutto dentro, meno male, ho passato anche un panno, un po' umidino con acqua tiepida.
E questo, diciamo, è il risultato della credenza. Però vedete, sembra sempre incasinato perché la roba è tanta. L'unica cosa è che se chiudo, vedete, intanto mi si vede anche a me, ciao. Si vede praticamente tutto dentro e sta cosa non mi piace. Ogni volta dico, devo trovare una soluzione, poi mi metto a dedicarmi ad altro e non penso mai a sistemare questo mobile, ma devo farlo assolutamente. Ok, adesso ho preparato sul tavolo la terrina, tutto il misurino e tutto il portatorta perché adesso voglio fare una tortina con le mele. Allora, ho cominciato a prendere 150 g di zucchero, 300 di farina, una bustina di lievito per dolci. Con i cani che abbaiano andiamo avanti e ci servono anche 3 uova, 100 ml di latte, la scorza di un limone che io poi andrò a grattugiare, comunque l'ho lavato, e poi 100 g di burro bello morbido, non sciolto, deve essere morbido. Intanto ho preriscaldato il forno a 180 gradi, adesso devo mettere via anche il burro perché l'ho tirato fuori dalla carta e l'ho messo nel suo contenitore del burro, guardate che carino. Comunque, allora, cominciamo subito. Prendiamo il burro, lo mettiamo all'interno e poi con un frustino che mi sono dimenticata, adesso andrò a prendere, lo unisco con lo zucchero in questo modo e vado a frullare tutto insieme. Fatto questo, adesso uniamo le 3 uova uno alla volta e man mano sempre mescoliamo. Eccoci qua, poi unisco il latte, è diventato bello cremosino. Tra l'altro sto sporcando tutto il frustino che dopo devo lavare anche quello, perfetto. Poi ho appena unito anche la scorza di limone, adesso continuo a mescolare e poi come ultimo, allora no, scusate, mi sono dimenticata. Adesso prima di mescolare anche un pizzico di sale, eccolo qui. E adesso vado a prendere il setaccio e un po' alla volta mettiamo sia il lievito che io faccio di solito, un cucchiaio di farina, un cucchiaio di lievito, un cucchiaio fino a finire tutte le polveri, diciamo. Setacciando man mano col frustino, mescolando un po' alla volta, insomma. Ho appena unito le mele, adesso mescolo l'impasto che è super 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 cremoso. Metto nella teglia e in forno per 180 a 180 gradi, che tra l'altro il forno è anche pronto per 30 minuti. Poi io comunque lo controllo sempre con uno stecchino per vedere se è pronta. Io adesso mescolo bene il tutto e ci vediamo. Risultato finito. E finalmente la tortina è pronta. Adesso la spolvero sopra con lo zucchero a velo e facciamo merenda oggi con un bel tè e la nostra tortina. Tra l'altro la stiamo tagliando ed è fantastica! Ragazzi, mamma mia, mi sa che è sporca la videocamera. Ok, io sono sempre quella dei video super professionali. Comunque, io spero che questo video vi sia piaciuto. La torta, ragazzi, è super super morbidina! Tra l'altro ho anche tutti i piatti da lavare. Buona, se la rifate fatemi sapere, come sempre, perché ci tengo. Se avete anche delle nuove ricettine, ditemele, che io sono sempre quella dei consigli, come vi ho detto già svariate volte in questo vlog. Sono un po' ripetitiva, un po' logorroica, scusatemi. Io vi mando un bacione grande e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ultimamente vi sto accontentando video tutti i giorni. Come avete visto, anche sabato e domenica ho caricato video. Ciao!